Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Questa volta sarà un video haul. Ho raccimolato tutto quello che ho acquistato in quest'ultimo mese e mezzo, massimo 2 mesi, che ci siamo appunto viste poco. E niente, quindi ho un po' di sacchettini, quindi inizio subito da una cosa proprio semplicissima che vi ho fatto vedere per chi mi segue su Instagram. Ho fatto vedere la foto anche lì. Ho comprato la rivista Io e il mio bambino e insieme appunto hanno dato in regalo, con il numero di agosto, quindi dovreste ancora trovarlo in teoria, questa borsa frigo, che secondo me è strautile e poi tra l'altro è molto molto capiente, cioè è bella grande, quindi non me l'aspettavo come regalo in una rivista così economica, tra l'altro. E qua anche la retina, parte no, solo da una parte, e ha appunto la sua tracollina, quindi insomma ci tenevo a farvela vedere perché essendo ancora agosto magari riuscite ancora a trovarla. Poi passiamo a OVS, questa è la carta della borsa frigo, qui c'è un maxi sacchetto OVS. Sono andata da OVS per prendere un regalo a mia cognata e nel mentre ho dato un'occhiata ai saldi anche per me. Allora, ho trovato questa magliettina che trovo veramente carina, con delle mezze perle, fatta così, molto carina, con questa manichina fatta diciamo più larga, un po' a sbuffo, molto carina anche questa. Una volta adesso la laverò e stirata sicuramente risulterà molto più carina, adesso è tutta stropicciata, comunque è semplicissima, fatta così. Questa qui stava al 50%, 50% e l'ho pagata, costava 15 euro e non lo dice, comunque sui 7 euro, la metà. Poi ho preso questi jeans, questo è stato non un affare di più, è stato veramente un colpo di fortuna che c'era soprattutto la taglia. Allora, sono dei pantaloni in Premaman, quindi queste cose sono sempre stracare solitamente, anche da Chiavi hanno dei prezzi abbastanza alti. Ho trovato per pura fortuna, perché da OVS c'è poco di Premaman, questi jeans chiari, molto molto semplici, con questa fascia appunto Premaman al 70%, quando l'ho visto mi sono illuminata. Costavano appunto 25 euro, che è il prezzo che minimo trovo in giro per questo tipo di pantalone, e ho perso un pezzo, aspettate, eccolo qua, quindi io li ho pagati 7,50 euro, quindi veramente un affare di più, quindi ero strafelice di averli trovati e soprattutto della mia taglia, perché ne erano rimasti tipo un paio, quindi proprio due pezzi, e ho detto ok, che fortuna. Poi questa è una chicca che mi sono voluta regalare, non era in saldo assolutamente, è una, credo la primissima cosa che acquisto in previsione poi del parto, del ricovero eccetera, poi più avanti, e ve la faccio vedere con orgoglio perché la adoro. È questa maxi pochette con scritto follow me, che questo è un invito che vi faccio anche a voi se ancora non mi seguite e avete piacere appunto di vedere un po' più di me, perché comunque soprattutto ora che ho tante nausee, tanti mal di testa, lo vedete anche un po' dalla faccia che sono un po' stanchina, questi 3 mesi sono stati abbastanza intensi e non è ancora finito questo periodo un po' così, e quindi magari mi è più semplice postare una foto, postare una storia su Instagram anziché mettermi qua a girare un video, editarlo e quant'altro. Quindi se vi va, io vi lascio il mio nome qui sopra del mio Instagram e follow me, seguitemi se vi va, mi farebbe tanto piacere, anche perché sto postando tante cose sulla gravidanza, quindi qualche fotina sempre ve la metto. Quindi follow me con queste farfalline rosa, che spero siano un segnale magari di una femminuccia, ma chi lo sa, con un fiocchettino nero.
Anche le maniglette sono con dei fiocchettini, appunto vi dicevo che è a prezzo pieno perché non costa poco, costa 14,99. Però mi piaceva veramente tanto anche per la sua funzionalità, non tanto solo per l'estetica che mi piaceva tantissimo, ma per la funzionalità, perché secondo me con un'unica cosa io ho tutto ciò che mi serve per i prodotti da bagno, per poi l'ospedale, quindi vi faccio vedere, si apre con dei bottoncini calamitati, un po' come le borse, no? Le nostre borse che hanno questi bottoncini, e poi appunto si divide, vedete che ci sono gli scomparti, quindi scomparto 1, scomparto 2, scomparto 3. E questo qua, il numero 3, è veramente bello ciccio, bello spesso, quindi qua magari si possono mettere cose più piccole come le pinzette per le sopracciglia, esempio, degli spazzolini, qua si può mettere magari una spazzola che è un po' più ingombrante, anche se pensavo di portarmi quella spazzolina che, sapete, quelle da borsetta, no? Che si piegano, oppure si può mettere il dentifricio, si può mettere dei doccia schiuma da viaggio in maniera da potermi lavare poi dopo il parto, insomma tutto quello che poi mi verrà in mente da bagno, quindi tutto ciò che è igiene, pulizia, bagno e quant'altro. Quindi mi piaceva l'idea di avere un'unica pochette per tutto, quindi super promosso, questo mi è piaciuto veramente tanto tanto tanto. Un'altra cosa che ho preso in farmacia, perché ho trovato una buonissima offerta, è questo prodotto della Lierac Paris, questo qui, che è un siero correzione smagliature e anche prevenzione, quindi si fanno 3 mesi di trattamento con questi due prodotti, uno in omaggio, quindi invece di pagarlo 59,80 euro l'ho pagato 29,90, però c'era un ulteriore sconto della farmacia, perché questo è uno sconto applicato della Lierac, invece la farmacia applicava un ulteriore sconto, quindi io questo prodotto l'ho pagato solo 19,90 euro, quindi insomma in confronto ai 60 euro di base che costava l'ho trovato un ottimo prezzo, quindi l'ho preso. L'ho già provato poche volte perché comunque la panciottina è piccola ancora, ma inizierò già ad utilizzarlo adesso, e si presentano 2 confezioni così e non è particolarmente profumato, ecco, da una parte meglio perché mi danno fastidio gli odori, quindi se mi capitava un odore fastidioso è un odore neutro, sa di naturale, sa di come di erbe, non lo so, però l'odore è veramente quasi nullo, quindi se avete paura di questo potete stare tranquille perché non ha odore praticamente. Passiamo, crolla tutto, a Chiabi. Scusate i capelli, li ho raccolti un po' così, dovete capire che io non so più come conciarmi, adesso ho messo una pinza così alla buona perché stanotte ci sono stati 17 gradi, quindi qua eravamo col piumone tutti coperti. Adesso è uscito il sole, quindi mi è ripreso caldo, quindi ho tirato su proprio poco prima di fare il video, ho i capelli sciolti, un po' mossi, ho detto ok, no, leghiamo tutto e via. Comunque, bando alle ciance, passiamo da Chiabi perché ho preso delle cose molto sfiziose, ci sono dei prezzi super, quindi forse siete ancora in tempo anche voi se avete figli, bimbi e quant'altro. Allora, passiamo alle magliette per Federico da Chiabi. Erano tutte in sconto, le ho prese tutte a manica lunga in previsione poi di settembre, ottobre, novembre per la scuola anche, quindi insomma ho sfruttato gli sconti. Allora, le ho trovate a manica lunga dai 2,50 ai 4 euro in base alla fantasia. Questa è la scelta Federico, è una maglietta con un bimbo zombie, sono maschietti, che ci volete fare, 3 euro ed è a manica lunga ovviamente. Poi questa gliel'ho scelta io perché mi piaceva troppo, anche a lui piaceva, ed è quella che è costata di più, 4 euro, ma era proprio carina, mi piaceva, era molto moderna, me la vedevo bene con un bel jeans, con queste scrittine un po' particolari, con la bandierina americana, e insomma mi piaceva, quindi gliel'ho presa, 4 euro. Poi questa qua, 2,50 euro. Con questo ghepardo con gli occhialetti,
semplice rossa, poi questa qui bianca, sono tutte 6 anni perché lui è comunque magrolino, quindi veste la sua età. Questa qui 3 euro e ha questo leone che ruggisce, è un bianco sporco con questa scritta Rock Life e il leone che ruggisce e che suona la chitarra. E queste sono le magliette per Federico. Poi potevamo non pensare anche al fratellino o sorellina di Federico in arrivo? Ovviamente non abbiamo saputo resistere. Quindi quando ho visto questa sono impazzita anche per il prezzo, perché per 2 euro guardate cosa ho preso. I love papà. E non potevo lasciarla lì, non potevo. I love papà. Ovviamente questa è un mese, guardate che piccolina. E solo 2 euro, quindi non potevo proprio lasciarla. E invece per questa io e Ricky, proprio quando l'abbiamo vista, ci siamo guardate, ci siamo già capiti. È unisex, va bene sia per femminuccia che maschietto, quindi l'abbiamo comprata, della Disney Baby. Eccola qui, anche questa è un mese e l'abbiamo pagata 8 euro, però ce la siamo proprio immaginata ai primi tempi. Ops, sono arrivato, bellissima, con la scritta anche Mickey Mouse. Scusate se sentite dei rumori strani, ma c'è aria perché stanotte c'è stato anche vento. Quindi ci sono dei rumori un po' sinistri in questa casa. Poi ho preso questo, sempre per il piccolino o piccolina. Questo qua lo trovate sempre da Chiabì a 6 euro, per 0 mesi ovviamente, per quando è piccolino. Perché ho letto appunto, a parte che porta anche il ciucciotto volendo, dicono che è molto utile che lo tenga la mamma col suo profumo, il suo odore, e poi lo dia al bambino quando è nato, quando magari sta nella culla per un po' da solo a dormire. Insomma, dicono che va bene fare questa cosa. Io con Fede non l'ho mai provata, quindi volevo provarla, e mi è piaciuto anche tanto il poter attaccare il ciucciottino qua, quindi mi piaceva tanto con questo coniglio. Mi piacciono un sacco anche a Ricky questi colori, ci piace molto mantenere questo colore sui grigi, sui bianchi, veramente bello. E poi vabbè, ho preso un set di elastici, tutti questi elastici 1 euro, perché io puntualmente perdo gli elastici, quindi sono un caso patologico con gli elastici. Un pochino qua, proprio mi è venuto in mente di dimostrarvelo perché è veramente carino per grandi e per piccini, quindi se dovete fare un regalo a un bambino, che comunque è un gioco che va dai 4 ai 99 anni, e l'ho trovato molto carino, ci giochiamo addirittura anche io e Ricky da soli quando magari Fede non c'è, perché è veramente bello, ci è piaciuto tanto tanto, anche a Fede piace da morire, quindi ci va di consigliarvelo, insomma, se dovete fare un regalo. Questo è un regalo del nonno di Federico, di mio papà, perché ha perso il primo dentino pochissimi giorni fa, quindi c'è stata una grande emozione in famiglia e quindi gli ha fatto questo bellissimo regalo. È un regalo da parte del tupino dei denti. Poi vi faccio vedere il regalo della mia amica, che è stata in vacanza. Ha fatto un maxi viaggio, lei abita qua a Torino da me, ovviamente qua dietro casa mia proprio, e ha fatto un maxi viaggio con il suo compagno e una coppia di amici. Sono andati fino in Portogallo, quindi hanno fatto Francia, Spagna, Portogallo, e mi ha preso dei pensieri non solo a me ma anche al piccolino o piccolina in arrivo. Io mi sono sciolta, anche Ricky gli è piaciuto tantissimo. Allora mi ha preso questa tutina in Francia, sì, un body più che tutina, bellissima, con scritto in italiano qui c'è papà che comanda, tra parentesi sotto, quando mamma non c'è. Quindi bellissimo, con questi baffoni, ci è piaciuto tanto, ed è 3-6 mesi, che tra l'altro non abbiamo nulla, 3-6 mesi, abbiamo quelle pochissime cose prese, sono tutte un mese.
Poi ne ho preso invece da Lisbona questa calamita, perché mi ha detto: cosa ti porto, cosa ti porto? Ho detto: una calamita, perché noi le collezioniamo sia i posti dove siamo stati noi, sia delle persone più care. Quindi anche mia suocera ci ha portato una calamita, se riesco dopo ve la faccio vedere. È stata in Sicilia e mi ha portato la calamita a forma di cannolo siciliano, quindi è troppo carina. Questa qua è il trenino di Lisbona, vedete che al posto della, sì, della scritta qui c'è Lisboa, scritto in spagnolo. E poi mi ha preso una conchiglia raccolta da lei dal Portogallo, quindi ho idea originalissima, la terrò veramente con parsimonia. Poi, sì, questo ve l'ho fatto vedere. Allora, invece, in questo sacchettino prenatal, allora, praticamente mi sono informata, visto che già per il primo figlio molto spesso mi veniva l'ansia, soprattutto i primi tempi, quando non lo senti ancora dai calcetti, non sai mai se è tutto ok, non lo so, vado molto in paranoia. Con questa seconda gravidanza anche mi capita, e quindi con Ricky abbiamo trovato questa nuova cosa che quando aspettavo Federico non c'era, dell'Angel Sound. Ci siamo informati, prezzi allucinanti, tipo in farmacia nuovo costava mi pare sui 60, tra i 60 e i 70 euro. Ho detto no, sinceramente con quei soldi compro un sacco di tutine, cioè tante altre cose più utili per il bambino, bambina, no. Mi sono degli annunci su Facebook e ho trovato una mia carissima amica, che tra l'altro era un po' che non vedevo, che sono andata appunto a trovare poi anche per l'occasione. Gli è nato il bambino da pochissimo, Alessandra, se mi guardi, un bacione. E niente, mi ha venduto lei a pochissimo, ho speso 20 euro anziché 60. Mi sembra nuovo, c'è scatola impeccabile e anche dentro tenuto benissimo, ed è appunto questo apparecchietto che vedete, che serve per sentire il battito del bimbo. Quindi non lo uso, lo uso rarissimamente, ce l'avrò usato due volte finora, però quando mi prende la giornata in cui vorrei sentirlo un po' più vicino o vicina, oppure voglio stare più tranquilla perché magari ho un sentore brutto, allora lo ascolto quasi sempre con Ricky, quindi è una cosa che facciamo sempre, quasi sempre insieme. Vabbè, qua c'è tutte le istruzioni, le cose, qua c'è l'apparecchietto, le cuffie, c'è anche un doppio jack perché si può registrare anche il battito sul telefonino, oppure appunto quando si è in due si mette, invece che il jack per registrare si mette un'altra cuffia e si ascolta in due, quindi molto molto carino veramente. E poi vabbè, insieme il gel che serve per far scorrere il macchinario. Poi alle scarpe, anche qua un'odissea per le scarpe. Allora, sono andata da Scarpe e ho trovato, diciamo che volevamo approfittare dei saldi per comprarci tutti e tre le scarpe, perché tutti e tre bene o male ne abbiamo bisogno. Fede tra poco inizia la scuola, quindi ha un paio di sandali, che ovviamente i sandali non vanno bene, e ha un paio di Puma, che so già che verso novembre, dicembre non gli andranno più, quindi mi sono portata avanti con i saldi. Poi magari le riprenderò a gennaio con gli altri saldi, perché veramente conviene molto di più. Vabbè, la scatola è questa perché le ha scelte di Superman, c'erano Superman, Spider-Man, non mi veniva, e le ha scelte veramente veramente molto belle, devo ammettere che mio figlio ha gusto. Allora, le ha scelte tipo sneakers, fatte così con questi laccettini bianchi che in realtà sono finti, perché si apre tranquillamente con la zip, quindi anche molto comode, soprattutto magari la mattina quando si va a scuola, si è un po' in ritardo, è molto comodo, in fila, tira giù, in fila, tira su, cioè molto facile e comodo. E vabbè, qua c'è il loghino di Superman e il disegno lo trovo qualcosa di bellissimo, cioè guardate, è fatto veramente bene. La suola è super morbida, cosa che io guardo sempre, ce n'erano altre anche comunque molto molto scontate, che però avevano una suola, ragazze, non riuscivo neanche a fare così, quindi no, lui deve riuscire a muovere bene il piedino, e quella è una cosa molto importante da guardare sempre nelle scarpe per bambini. Queste qua costavano 20 euro
e con lo sconto del 50 le ho pagate 10 euro, quindi pochissimo. Invece per Ricky sono della Puma, queste qua costavano 49,90, col 50 20 euro. E sono belle, mi piacciono molto. Fede ha già prenotato il portachiavi qua e sono profumatissime di nuovo proprio. Sono della Puma e sono fatte così. Quindi suola molto comoda. Anche dentro sono molto cuscinose, quindi sono comode. Sono in tela blu scuro con questi lacci sempre blu scuro e questi dettagli bianchi con la scritta Puma, anche qua, molto carine. Mi sono piaciute subito. Invece, per me non c'è stata tutta questa fortuna, nel senso che io ho un 40 e ahimè 40 c'era solo roba da uomo. 40, non è che un 45, però vabbè. Quindi non sono propriamente soddisfatta. Sono comunque delle belle scarpe da ginnastica, sono della Nike. Scatola è questa. Le ho pagate comunque non super poco, perché costavano 65 e le ho pagate col 50% di sconto, quindi la metà, 32,50. Io ve le mostro, più le vedo più mi piacciono, però comunque non sono super soddisfatta. Ce n'erano tantissime che mi piacevano molto di più. Ce n'erano con la caviglia alta, con bianche, con lo stemma Nike, magari ghepardato, leopardato, in rosa, in marroncino, veramente bellissime. Non c'era neanche a pagarlo oro il numero. E quindi niente, le uniche che ho trovato che mi ispirassero, perché ce n'erano altri numeri 40, ma erano nere, proprio da maschio, non, no. Quindi quella un po' più femminile che ho trovato è questa qui. Ditemi se vi piacciono, a me non dispiacciono, non mi piace tanto questa parte perché è un po' vistosa, con la scritta Nike dietro e riprende questo dettaglio un po' più fluo davanti. Diciamo che le ho provate con un jeans e comunque fanno la loro porca figura. Diciamo che preferivo una cosa un po' meno rosa, un po' più sul bianco, magari giusto la parte del logo in rosa, ecco, però preferivo bianco. Beh, ci siamo accontentati, anche perché 35 euro una scarpa Nike così comunque è poi difficile da trovare dopo i saldi, quindi l'ho presa. Fatemi sapere nei commentini se vi piace, cosa ne pensate, ma purtroppo c'era solo questo un po' più femminile, perché le altre erano tutte nere, sembravano scarpe da calcio, per farvi capire. Siamo quasi alla fine, vi mostro ancora queste due cosine. Intanto vi faccio vedere la calamita che mi ha portato mia suocera dalla Sicilia, poi così la attacco. È preso da Colori e Sapori Sicilia Bedda, quindi se c'è qualcuno della Sicilia. Ceramiche artistiche, bomboniere e souvenir. Questo è il cannolo. Cannolo, sono Ricky mi uccide. Guardate che carino, sembra vero. Va bene. Quindi questo è il pensiero che ha preso a noi, e poi a Fede gli ha preso una borraccia di Spider-Man, molto carina. Poi da Feltrinelli, poco dopo aver scoperto che ero in dolce attesa, beh, questa non ve la faccio neanche più vedere, ormai la sapete a memoria. Ricky, pochi giorni dopo aver saputo che aspettavamo, mi ha regalato questo sonaglino con i forellini a forma di cuoricini. Spero li vediate. È totalmente in argento e la scatola l'ho già sistemata nel cassetto dei gioiellini, però insomma ve ne ho già parlato tanto. E invece da Feltrinelli, quando siamo andati alle Gru, ha comprato il libro dei nomi con tutti i significati. È carino perché vi dice l'onomastico, l'origine, il significato, e vi fa appunto la descrizione del significato, molto carino. E poi
questo è il mio preferito perché lo sto utilizzando anche. E questa, questo diario agenda della mia gravidanza, guardate che carina con la mammina col panciottino, è un proprio un diario agenda anche l'elastichino, vedete? E all'interno ci sono, sentite zompettare Nala che è entrata dal balcone, ci sono anche dei consigli, quindi fa una funzione, una sorta di libro barra agenda. E quindi è tutto da compilare, vedete che c'è, poi da tutta la trasformazione, qua perdo pezzi perché c'è un disegno di Federico, qua devo finire di incollarle, potete mettere quattro ecografie, intanto ve la faccio vedere che l'ho trovata qui, avevo fatto la fotocopia, questa è la primissima ecografia, quindi vedete che è un fagiolino piccolissimo. Poi vabbè, vi dà dei consigli sull'alimentazione, io già, l'ho già scritta per nella settimana in cui ho scoperto di essere incinta, raccontando come l'ho scoperto e quant'altro, e devo finire appunto di scriverla. Quindi questi sono due regalini sempre di Ricky. E poi ultima ma non meno importante, questa è la primissima cosa, il primissimo regalino fatto al nostro bimbo o bimba, l'abbiamo preso al Moncenisio in Francia, cioè in realtà sì, Valseny, perché comunque qua era già in Francia, non so se è un altro paese, comunque siamo scesi giù, eravamo in Francia, e, in un negozietto veramente che ha un sacco di chicche, chicchette veramente anche per bambini, per grandi, peluche, di tutto, veramente un bellissimo negozio. E ve lo apro piano piano perché dai, facciamoci fare il pacchetto regalo, il primo regalo per il bimbo o bimba, e quindi ve lo mostro con, non vedevo l'ora di farvelo vedere. Abbiamo preso queste babbucce dolcissime con questo fiocchettino con scritto 50% mamma, 50% papà in francese, quindi le abbiamo trovate troppo pucciose e quindi abbiamo voluto prendere come primissima cosa acquistata da mamma e papà, ecco. Ragazzi, io vi saluto qua, spero davvero che il video vi sia piaciuto, scusate i miei capelli arruffati e la mia faccia stanca, so che capirete, è un periodo un po' pesantuccio, fatto di alti e bassi, un momento sto bene, un momento sto di nuovo male, quindi insomma è così all'inizio e so che mi capirete sicuramente. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, io vi rilascio il mio nome qui sopra perché ripeto, quando non sto bene è più facile che pubblichi qualcosa di veloce su Instagram che montare, editare un video e girarlo soprattutto. E non mancheranno anche i video, però è più semplice in questo periodo fatto di alti e bassi che quando c'è i bassi io carichi su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi e lasciatemi un like per incoraggiarmi a reagire a questo momento di malesseri e iscrivetevi, mi raccomando, così non vi perdete i prossimi tantissimi video, soprattutto vlog che arriveranno a breve. Qua c'è sempre rumori strani perché continua a esserci un pochino di vento, non come stanotte ma continua, quindi mi sa che tornerà magari nel pomeriggio. Comunque sono contenta, le temperature si sono abbassate tanto qui a Torino, non solo nelle vostre città, fatemi sapere nei commentini così ci scambiamo un po' di informazioni. Ci vediamo super presto con i prossimi video, vi mando un mega bacione e grazie per avermi guardata.